Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Ballami, Signore, ti ascolto. Il Vangelo di oggi è una lampada ai nostri passi. Accogliamola nella nostra vita e leggiamo. Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 1-12. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Amen. Carissimi, oggi iniziamo il capitolo 10 del Vangelo secondo Luca. E oggi accogliamo questo episodio in cui Gesù brama portare il regno di Dio in tutti i villaggi della Galilea, in tutti i villaggi dove stava per andare. Quindi vuole che non solo i suoi 12 apostoli, ma anche tutti gli altri che lo stanno seguendo, in particolar modo 72 nuovi discepoli, vadano davanti a lui in ogni città, preparino la via. Quindi questo è un discorso missionario, questa è una di quelle parti in cui Gesù raduna come un esercito di persone che nel suo nome vanno, portano la buona novella, aprono nuove strade per il regno dei cieli. Ecco che ci siamo anche noi tra questi. Questo mandato che Gesù ha fatto ai 72 è un mandato anche per noi. E Gesù dice: andate, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Gesù ci incarica oggi di un mandato, quindi fa di ciascuno di noi portatori di salvezza, portatori di speranza, ma con mansuetudine, perché lui sa. Gesù sa che nel mondo ci sono i lupi. Gesù sa che ogni volta che noi andiamo e vogliamo portare la buona novella, ci saranno dei lupi che non ci accoglieranno, dei lupi che ci allontaneranno, ci rifiuteranno. Fratelli e sorelle, Gesù ha detto tutto. Non abbiamo bisogno di nuove idee, nuovi pensieri. Gesù già lo aveva predetto. E per ogni annunciatore del Vangelo la strada è sempre quella. La messe è abbondante, pochi sono gli operai, e gli operai che dicono di sì al progetto del Padre, ecco che trovano lupi rapaci, ecco che trovano delle situazioni in cui noi siamo assaliti. Ma proprio per questo Gesù dice: andate come agnelli, andate con spirito di mansuetudine, perché il regno dei cieli, fratelli e sorelle, si predica con dolcezza, con fermezza, perché noi stiamo annunciando la buona novella, annunciando che Cristo è risorto. E addirittura Gesù dice:
ai suoi discepoli, quando entrerete in una città e vi accoglieranno in una casa nel mio nome, accogliete, mangiate quello che vi offrono, e poi dice, guarite i malati che vi si trovano. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a pregare per la guarigione. Gesù non ha detto solo consolate, state vicino. Gesù ha detto quando voi annuncerete il mio Vangelo, troverete dei malati, guariteli nel mio nome. Cerchiamo di non strappare questa pagina o cancellare questo versetto perché non lo comprendiamo, perché non lo sperimentiamo. Annunciamo il regno di Dio. E i malati guariranno. Non è magia, non sono parole magiche che dobbiamo fare, è solo annuncio del regno dei cieli. È quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa, lo può fare anche oggi, attraverso di te, di me, quando annunci il Vangelo. Guariamo i malati. E dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Fratelli e sorelle, il cristiano è chiamato a portare un annuncio di gioia, un annuncio di speranza. È chiamato ad allontanare la psiche delle persone dagli allarmismi. E in ogni tempo c'è un allarmismo. In ogni tempo, soprattutto da parte delle notizie o delle news, ci sono bombardamenti psicologici di terrorismo che vogliono scoraggiarci. Il cristiano è chiamato a portare il regno di Dio, che è molto più forte di qualsiasi allarmismo, di qualsiasi fatto. Ma quando finirà un allarmismo, sappiate che ce ne sarà un altro. Questo è il mondo. Fino alla venuta di Gesù ci saranno allarmismi. Ecco che sta arrivando il figlio dell'uomo, ecco che ritorna Gesù. Lo dicevano 2000 anni fa i Tessalonicesi e San Paolo dice, arriverà Gesù, ma non sappiamo quando. Lo hanno detto nell'anno 1000, lo hanno detto nell'anno 2000, lo dicono ogni 100 anni, ogni 50 anni, ogni 7 anni. Fratelli e sorelle, basta con gli allarmismi. Annunciamo il Vangelo. Non perdiamo tempo a pensare cosa sarà. Annunciamo il Vangelo. Ecco lo slogan di oggi, è vicino a voi il regno di Dio. Non perdiamo tempo con le situazioni che passano, con le crisi economiche che passano, con le crisi a livello salutare che passano. Non perdiamo tempo, fratelli e sorelle, con gli scoraggiamenti. Anche se diciamo è la verità e la realtà, non perdiamo tempo. È vicino a noi il regno di Dio. Allora, fratelli e sorelle, questo messaggio è meraviglioso. Quando noi non conosciamo la Bibbia, la parola di Dio, ecco che conosciamo tutto ciò che ci terrorizza, che ci spaventa. Allora oggi tuffiamoci nella sua parola, tuffiamoci nel suo regno e accogliamo, dicendo vieni, Signore Gesù, Signore, vieni con potenza, Signore, vieni nella mia vita. Signore, vieni a guarirmi, guarisci il mio cuore, guarisci la mia mente, Signore Gesù, guarisci il mio stile di vita, il mio modo di parlare, il mio modo di atteggiarmi con gli altri. Donami relazioni belle, pure, semplici, ma soprattutto che io possa essere un mezzo attraverso il quale tu vieni a portare speranza nelle persone che io oggi incontrerò. Fa di me uno strumento di pace, uno strumento nelle tue mani, perché il tuo regno possa venire e il tuo regno possa essere vivo in me, nella mia vita, in quelli di casa mia e in coloro che io amo. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, fratelli e sorelle, è vicino il regno di Dio. È qui vicino, quindi viviamo con speranza, con fiducia, con entusiasmo questo giorno. E di fronte al problema, alle crisi, gli diciamo, tu non mi fai paura, perché io guardo al regno di Dio, che è presente nella mia vita.
Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani. Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza. Ascolto.